Buonasera. Poi è entrato al 39esimo e si è scritto al posto di Pier Giovanni. Mister, ci voleva una battuta così. Beh, meglio vincere prima, sennò non c'è la voce, non si può soffrire così. Diciamo che dopo la sofferenza sempre la gioia è molto più grande, però se riusciamo a metterci meglio prima sarebbe l'ideale. Mister, sono arrivati Mario e Pignatta. Come? Mario e Pignatta, al di là di tutto il collettivo, però sono entrati sullo 0-2, un assist e un gol per Mario. Pignatta tanto lavoro, ha messo la palla sul terzo gol. Sì. Torniamo sempre alle stesse cose, l'atteggiamento che bisogna avere. Quando ce l'hanno quelli che entrano dalla panchina, vuol dire che il discorso certe volte arriva. Io vi ho detto ieri, il calcio è tutto inventato, quindi anche se oggi abbiamo provato un sacco di moduli, sistemi di giochi, del 4-2-3-1 al 4-4-2 o al 4-2-4, 4-3-3, i ragazzi sono dimostrati molto disponibili, ma senza l'atteggiamento, senza la cattiveria, senza le palle, non riesce a fare niente. Quindi si è dovuti prendere due schiaffi, diciamo, un po' tutti alla fine, perché il primo tempo andava via liscio, i ritmi erano buoni ma non c'erano spazi. Il secondo tempo presi due schiaffi, non c'era rimasto comunque alto per tenere il sorrento lontano, però noi abbiamo iniziato a giocare, al di là di tutto, anche cercando di scavalcare il centrocampo. Sì, nel primo tempo siamo stati bravi fino alla tre quarti, perché arrivavamo bene fino a lì, poi non riuscivamo a avere la lucidità per trovare l'ultimo passaggio, soprattutto per Polichetti o per Passini, che hanno giocato molto bene, hanno più che mai crossato tante volte, però mancava sempre o il taglio sul primo palo o la decisione giusta per mandare il compagno in avanti. Nel secondo tempo gli ho detto di alzarsi qualche metro in più per cercare di pressarli alti, però loro sono partiti molto bene e noi non siamo partiti con l'approccio giusto nel secondo tempo. I 15-20 minuti del secondo tempo sono stati disastrosi, loro hanno approfittato, ma nel momento più complicato della partita o della stagione, potrei anche dire, perché con un risultato negativo io non so cosa sarebbe successo, non so che altre parole avrei utilizzato in questo momento. Quindi dal 20esimo fino al 48esimo, 50esimo la squadra ha percepito questo discorso sull'atteggiamento, sui sogni, sulla voglia di giocare per noi, per le nostre famiglie, per i nostri amici, per tutti quelli che stanno cercando che il Sorrento possa uscire da questa situazione, parlo anche dei dirigenti, quindi hanno dimostrato un grande attaccamento e questo va sicuramente rimarcato molto, in maniera molto importante. Faccio fatica a giudicare questa partita. Come? Faccio fatica a giudicare i singoli, eccetera. D'accordo sull'attaccamento, d'accordo su tutto. Però come spiegare una squadra che non ha.